Rieccoci qua, ragazzi. L'altra volta stavamo dormendo in piedi, sbloccando tutte queste valvole di termositore, perché credo che sbloccandole e poi trovando il modo di far scorrere l'acqua, la palestra dovrebbe inondarsi di acqua. E questo dovrebbe far scorrere l'acqua, cosa che non avviene. Neanche adesso. Ah, finalmente ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un bel disastro, abbiamo allagato una palestra. Ma questo disastro ha favorito la crescita di fiori ed un albero. Sì, mi sembra che così dovrebbe darci la possibilità di dormire, entrare nel mondo onirico e rompere qualcos'altro. Dovrebbe funzionare così. Dormi, caro. In modo aspetta un incubo. Dai, 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 corri, corri, corri. Mazza quanto è lento questo. Sfonda, sfonda. Benissimo. Abbiamo, sfondando quella porta, dato la possibilità al nostro caro amico di accedere a una nuova area. Però io mi sto facendo alcune domande che fino adesso non ho delle risposte. Primo. Perché questo passaggio fra mondo reale e mondo onirico? Sempre considerato che questo sia il mondo reale e quello il mondo onirico. Un'altra cosa mi chiedo, ma perché questo qua vive in un palazzo in decadimento? Chi è? Cos'è? Se è buonanotte. Niente da fare, non riesco a leggere un cazzo. Che è quello? Come si esce? Non riesco a uscire. Aspettate un attimo. Allora. È un cubo, ma come cazzo si esce? Oh. Vabbè, proviamo a indietreggiare, magari. Perché non me lo fa togliere? Aspetta. Cazzo è successo? Oh, muovendo i tazzi di. Ah, il momento classico WASD, sì. Si cambiano lettere. Ah, e con. Indietro. Aspetta, aspetta un attimo. Questi cubi hanno gli stessi caratteri di questo cazzo di alfabeto strano. Quindi si può in qualche modo modificare il carattere sui cubi con i caratteri dell'alfabeto. Che è questo? Uno spartito musicale. Bene. Uno spartito musicale. Si può mettere sulla pianola. Quindi si può suonare. Funziona. Funziona. C'è solo un problema.
Io non lo so leggere uno spartito musicale, come cazzo faccio a suonare? Sì, grazie al cazzo, mi hai dato uno spartito musicale, ma come cazzo faccio a farlo funzionare? Altro cubo. Sembra una chiave con la lasoletta gigante. Comunque, ho capito che forse riesco a tradurre i caratteri misteriosi. Quadro elettrico, che servirà. E qua ci sono le istruzioni che non si possono leggere. Comunque, stavo dicendo, se posso cambiare le lettere dei cubi con l'alfabeto italiano, inglese, quello che si usa nel gioco, significa che se riesco a capire come quelle lettere dell'alfabeto misterioso si abbinano all'alfabeto inglese, italiano, quello che è, forse posso tradurre. Quindi significa che nel gioco ci deve essere un aiuto. Un aiuto. Cazzo, aspetta un attimo. Mela. Farfalla. Macchina. No, no, aspetta, questo è l'alfabeto inglese. Allora, mela e apple. Allora, quel simbolo è là. Bug significa insetto. Char significa macchina. Dog significa cane. E quello dovrebbe essere la E. Ok. Quindi significa che questo significa A. Quindi se metto qui la questo deve essere la B. Infatti, la C, bene, A, B, C. Allora ora posso tradurre tutti i cazzo di fogli che stanno in giro? Questa che è? No, non c'è. Sì, buonanotte, questo non l'ho mai visto, sto carattere. Qua ce ne stanno altri. Di Dong, dovrebbe essere questa. Infatti, ora rimane solo la E. Se c'è la E. Aspetta, ma che è questo? No, no, aspetta, questo mi ricorda qualcosa, quei film americani in cui ci sta. Questa è la messa lei, infatti. Vediamo un po' se andare a cambiarlo lì. L'ha cambiata, benissimo. Ok. Quindi adesso dovrebbe essere più facile tradurre. Perché non ha cambiato? Allora, quello dovrebbe essere casa, dolce casa. Sicuramente è quello il motivo. Quindi questa è la H, infatti. Home, dovrebbe essere home, no house. Home. Home. No, allora se questa è la E, allora che... Allora quel disegno di prima, che cazzo è? Non è la E? No, cazzo è?
Fammi andare a vedere meglio questa immagine. È un fiore, flower, cazzo! È la F allora. Flower, fiore. Mamma mia, che coglione. Questa è la E. Ok, sta andando bene. Finalmente forse sono riuscito a tradurre un po' questi caratteri. E questo che è? La S. Eh già, casa, dolce casa. Bene, adesso mi manca solamente quella specie di hashtag, quello slash, che dovrebbe essere. Dove cazzo sta? È questo? Ho completato il disegnino! Mi permetterà di dormire più facilmente? No, non credo. Qua ci sta un altro carattere. Mi sa che la soluzione è in questa stanza, ma devo capire dove. Forse ci sono altri cubi qua dentro? No? Che è questo? Uno spartito semplificato per i bambini così. Si può suonare il pianoforte? Aspetta un attimo. Vuoi vedere che quello spartito che ho appena trovato serve per farmi suonare il pianoforte per chi non è esperto di piano? Vabbè, dopo ci vado a dare un'occhiata. Per il momento voglio capire se ci sta qualche altra lettera qua dentro che mi permetta di trovare una risposta a questo cazzo di alfabeto. Vabbè, di qua non ci sta niente. Vediamo un po' se ci sta qualcosa qua. Chiusa. Fanculo. Pure queste, che palle. Qua che c'è? 3, 3. Quello che... Oh, è... Quindi quello significa che è una N, une, perciò 3-3-1-1. Vediamo un po'. Speriamo che sia di questo. Bingo! Chiavi! Finalmente si chiava, cioè finalmente si aprono le porte. Questo che è? Un altro caratteristico. Sì, però non mi sembra di conoscerlo. Vediamo un po' se ci sta qualche indizio qui. Finalmente si legge qualcosa, porca puttana. Cazzo, però è inglese. Oh, che paure. Perché non hanno fatto una versione all'italiano in questo cazzo di gioco? Se... Quella è una R allora. Secret, tu? Secret, 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 tu, secret, tu. Secret, quindi se trovo quella specie di L al contrario è la R. E dove cazzo sta? Si apre? Oh, questa è una serratura, perché non si apre? Perché si è aperta adesso?
dice: perché sei rinchiuso? Allora, questa lettera dice sommariamente che non si capisce ancora un cazzo, vabbè. Questo ancora niente. Vuoi dire che abbiamo sbloccato una nuova area? Come? No. Ma questa è la parte iniziale. Cioè, abbiamo fatto il giro per tutto il pianerottolo. Vediamo un po' se queste chiavi servono a qualcosa. Sì, servono a qualcosa. Se no, perché le avete trovate? No, niente, niente. Mi sa che il fatto di aprire tutti questi mobiletti sia totalmente inutile, non ci sta un cazzo dentro. Scusa, ma sti cessi non c'hanno il bidet? Beh, qualcosa incomincia a farsi chiaro, anche se poterlo adesso. Adesso asce. No. Shorts. Aspetta un attimo, questo è Fix Shit. Io l'ho visto sto carattere, è la I. Allora, la stagga, cioè slash al contrario è la I, ma invece slash è B. Però io l'ho visto qua, eccolo qua. Allora questa è la I. La I? È la I? Sì. Se incominci a trovare le vocali è più facile. Vabbè, finalmente sono riuscito a capire un po' le meccaniche di questo gioco. Penso proprio che continuerò, perché ora si sta facendo interessante. Però non adesso. Penso proprio che continuerò la prossima volta. Ciao!